andare, quindi poi vediamo il set. E come? Ho dormito poco oggi. Sono messo nella tua stessa situazione. E niente. Confermati Aegis contro zombie. Esatto. Che ti dirò, sono molto curioso di vedere come va. Partiti. Sarà un set molto interessante, devo dire. Soprattutto perché best of three, quindi diciamo che le gimmick si conteranno su più mani. Esatto. No? E iniziamo subito con Paki, che fa la cosa più giusta, gioca Minecraft in sostanza. Continua a scappare per cercare di rifocillare la sua barra degli elementi, no? Anche per avere più ferro possibile con cui giocare. Soprattutto perché il ferro si scava molto di più ai bordi di PS2. Mentre invece al centro scavi molto di più roccia. Sì, esatto. Chiaramente su i ledge scavi più lentamente, ma appunto il fatto che hai il ferro comunque ti va bene. Esatto. Tanto. Soprattutto il ferro a Paki è un dettaglio particolare, perché lui piace molto utilizzare il carretto e lo sa usare bene in certi casi, anche se non arriva la conversione, ma molta percentuale su Bosco, già la pressione alta per il giocatore veneto. Ok, con molta pazienza utilizza i blocchi per recuperare. Arriva il cut che potrebbe portare la stock, ma mamma sbaglia la conversione mia. Probabilmente voleva semplicemente fare bene, ma si è ritrovato sullo stage. Cerca di sfondare questa difesa, ma una skit animation probabilmente non voluta che lo porta a prendersi l'up smash. Anche perché teniamo conto che c'è una differenza di peso. Un po' di formaggio qui. Oddio. Ok. C'è una leggera differenza di peso. Mitra è più leggera di Pyra. E questo poteva portarlo ad una kill molto più facile, vista la percentuale. Ma non è così stato. Molto difficile recuperare in questo matchup per le Aegis. Chiaramente i blocchi che danno fastidio alla recovery verticale dei due personaggi. Magari Mitra un po' meno difficoltà a livello di recovery orizzontale, ma in ogni caso rimane che Steve ha delle opzioni comunque per coprirgliele molto bene. Anche se sto notando una cosa parecchio strana, il fatto che comunque Paki si stia ritrovando quasi senza blocchi. Ne sta utilizzando veramente tanti. Eh sì, e qua arriva Becker che arriva con la stock per Bosco. Non troppa percentuale su Bosco, sulle Aegis. Ma in ogni caso adesso deve giocare contro il boss finale. Il boss finale che però te lo ritrovi. Oh no! Oddio no! Non ha teccato. Non so se può uccidere su quella zona lì. È arrivato. Non lo so. Già, almeno una volta a 7 deve arrivare. Perché non in una best of three? Esatto. Chiaramente. La classe. Oh no, di nuovo! È morto. Successo! È vivo! No! Perché? Mamma mia! Non lo so! Non lo sappiamo! Niente. Bosco ha calcolato male qua tutto. Adesso tanta pressione su Bosco. Costretto a inseguire uno Steve con il diamante. E ha un altro diamante già pronto per la prossima stock. Diciamo che la situazione è molto grigia. Molto grigia, almeno per questo. Non portare mai fuori Bosco. Giocatore da. Ok. La tech! Buono che non prende l'anvil. Il carretto, mamma mia, poteva prendere la kill. Buono spacing. Lo buonissimo. Porta a fare il becchè subito a punirlo con up tilt. Adesso Bosco comunque con non troppa percentuale sotto. Può ancora recuperare. Mitra non ha troppa difficoltà a mettere su percentuale. Infatti arriva. Bella la conversione. Che comunque lo porta a pari. Esatto, pari di percentuale. Paki probabilmente vuole fare di nuovo la stessa. A pari percentuale e vorrei far notare che ha zero materiali. Ha quasi zero materiali. Però comunque il ferro, che è quello che lui vuole. Sì, esatto. Però vedo comunque che Bosco se la sta cavando molto bene. Ecco qua. Sta spaziando molto bene, anche perché capisce. Okay. Non trova una conversione, ma continua con queste combo. Tanti danni. Immagino che qualsiasi cosa possa killare Bosco in questo momento. In questo momento sì. Ma allo stesso tempo vedo che comunque sta giocando molto bene, saltando, utilizzando molto i salti per evitare di beccarsi il carretto. E lo sta aiutando moltissimo. Oh, infatti, bellissimo! La Pear! Porto l'out sul jump poi dal kart. E Bosco con una win quasi inesperata, perché molto disperata, perché insomma era così tanto behind. Infatti,
È stato molto bravo, se l'è giostrata molto bene. Considerando anche il fatto che comunque era behind di percentuale e oltretutto era contro Steve Diamante. Sì. Quindi una bestia molto difficile da levarsi di torno. Ma in ogni caso, buono il call out. Paki aveva gestito molto con molta tranquillità il neutral, in particolare con i blocchi, ma forse preso alla sprovvista su quel side B. Sì. Siamo tornati su PS2. Ha vinto. Ok. Adesso dobbiamo vedere, probabilmente, secondo me si rigioca appunto con Aegis, giustamente, e si ricomincia. E parte di nuovo il game. Come abbiamo visto prima, adesso Paki si sta mettendo lì e sta giocando a Minecraft. E ha già abbastanza materiale per poter fare quello che vuole. Poter fare quello che vuole, in sostanza. Eccoci. Come possiamo vedere, però, c'è dall'altra parte Bosco che. Ok, parte la combo. Buona conversione. Attenzione, ha convertito gli strumenti in ferro, ho sporcato molto del suo ferro per renderli più potenti, ma allo stesso tempo sta giocando molto di camping, sta camperando veramente tanto e ma sinceramente fa bene, anche perché considera il fatto che ha il tool di Diamante alla prima stock, che esatto, è una cosa che non succede, che quasi, non mai. Succede quasi mai più che vedo, okay. Più che altro adesso estremamente paziente, che lo salva, che lo salva Paki con molta calma. Sì, Paki qua è in questo blocking. Game ha iniziato in maniera molto più paziente e giustamente sta camperando per recuperare più materiali possibili. E sta facendo molto bene, infatti ha adesso leggero vantaggio di percentuale, però già dall'inizio comunque abbiamo visto se è paziente, sta cercando una kill anche e soprattutto con F-Smash che... Costelma comunque come Paki al momento sta utilizzando molto di più blocchi per recuperare piuttosto che dei side B. Ma perché... con la picconata e trova la prima stock. Nel caso, dicevo, con molta più pazienza sta trovando delle recovery, perché non vuole che succeda la stessa cosa che è successa all'ultima stock del game precedente, ossia di venire collautato fuori da dei kart. Sì. Bosco ha già dimostrato di essere un point su quelle punish, non vuole morire di nuovo da quella percentuale. Esatto, più che altro mi sa che ha fatto un errore Paki, perché ho visto che ha riparato il materiale col diamante. Quindi non so se lo voleva fare, onestamente. Bosco ha molta paura in questo momento di Paki, ma ci può stare assolutamente. Arriva la conversione, ma non trova. Arriva il down air. Toglie la percentuale. Non tecca! Mistake da parte di Paki. Ucciso dalla sua stessa gimmick, praticamente. Esatto. Che in questo caso. In questo caso comunque lo porta a pari merito, più o meno. La percentuale sì, ovviamente è in vantaggio sua, però è veramente bassa. Rimane il fatto che comunque sta giocando Diamond Steve, quindi il vantaggio potenzialmente dalla sua parte, ma comunque Bosco non gli interessa. Rimane composto e trova una delle buone conversioni, buoni danni. Paki tira fuori incudine Carretto. Non ha paura, ritrova al centro stage con un carretto per passare sopra il giocatore veneto. Attenzione, side B. Buona. Non riesce a convertire. Buona. Buona attack da parte di Paki. Buono il back air. Lancia il carretto. Lo porta sotto stage. Punta smash. Che prende la network che tappa e arriva. E un altro down smash. Nuovo down smash. Blocco. Mamma mia, se l'è giocata stra bene. È tremendo questo matchup per Aegis, in particolare i recovery sono convinto che comunque ci facciano bene rispetto alla media. Sì. Ma in ogni caso, quando vedi Aegis offstage, sei Steve, ci vai. E nel frattempo Becchiere che porta comunque a pari stock, a pari percentuale, che insomma, vuoi o non vuoi, può essere un po' di svolta. Sì. Diamond Steve on deck, ma Mita con la sua velocità pronta comunque a punire qualsiasi whiff da parte di Paki. A tilt, di buona nuovo. Combo. A pair, prova con il Brave Punish. Se non cerca così. Cerca comunque una conversion, forse un po' risicata, ma adesso Paki al corner, dove Mita può splendere, utilizza i blocchi per rientrare e trova un buon rientro sul centro stage. Un po' di trade, un po' di schiccaggio da ambo le parti. Paki continua a utilizzare il ferro, ma rimane comunque alto con le risorse. Cambiato un po'. Chiamata Pyra, quindi potrebbe essere un buon momento, o anzi potrebbe cercare la kill.
Mamma mia, la faccia! Che in questo caso porta a conclusione del game. Mamma mia, è stato molto close. Ha trovato l'apertura. Veramente complimenti ad entrambi. Questo è veramente troppo, però. Ha esagerato veramente troppo. Ci poteva stare come hit, ma probabilmente up smash non è la mossa giusta. Già. No,